Bella a tutti ragazzi, bene, ritornati al vostro Joker. Siamo tornati, signori, su un nuovo video di Minecraft. Siamo qua sempre con la Jokercraft, però siamo nella serie 2.0. Perché, raga? Perché oggi andremo un pochettino un attimo a rivisitare. Visto che ho letto un po' di commenti e mi avete consigliato anche di andare a intraprendere un pochettino il discorso più seriamente su questo gioco, con me oggi c'è un ospite molto speciale. È un ragazzo che non so se qualcuno di voi conosce, ma è uno dei pro di Minecraft, e sto parlando di Niki. Buongiorno, molto piacere. Molto piacere, salve, tutto bene? Sì, tutto a posto. Sono allora, oggi con questo ragazzo andremo un pochettino a riprendere in mano questa situazione, quindi mi farà vedere un po' tutte quante le tecniche, le cose migliori per andare appunto a costruire una bella serie qui su Minecraft. Come già state vedendo, mi ha fatto praticamente fare lo scudo, che io manco sapevo esistesse proprio lo scudo, quindi insomma manco l'esistenza. Abbiamo fatto un bel po' di cose e qui abbiamo preso già tantissimi materiali che ci siamo fatti lui insieme, mi ha fatto vedere un pochettino di cose. Ma vogliamo raccontare una cosa un po' figa? Eravamo a caccia di una pecora, ok? Ci serviva una pecora per fare il secondo letto. Io, era notte, e laggiù ho visto un montarozzo bianco che si muoveva. Ho detto, wow! Ho fatto così proprio. Vai, ci penso io! Andiamo a prendere la pecora! In mezzo ai zombie, in mezzo alle cose, sembravo tipo The Walking Dead alla fine. Ho fatto così, arrivo qua davanti, non me lo sono accorto, che poi sono due. Sono diventati due. Niki? No, erano già due, ce n'è uno grande e uno piccolo. Se ce ne sono due grandi, quello piccolo è cresciuto. Minchia, è cresciuto? Sì, è veloce. Bene, comunque ho fatto così, mi sono trovato davanti due cacchio di orsi. Cioè, uno mi ha proprio attaccato, ho detto, to cazzo, vai! Quindi ho detto, sta pecora è un po' cresciuta, non va bene. Comunque, oggi che andiamo a fare, Niki? Vai, predici un po' tu quello che andremo a fare oggi, in questo primo appuntamento insieme. Allora, tu hai già i ciottoli, la cobblestone. Ok. Questi qua? No, devo prenderli. Ok, sono là dentro. Ok, ottimo. Eccoli qua. Io inizierei intanto, butto via un po' della mia fuffa che ho nell'inventario, un po' di merdina, chiamiamola così. Un po' di monnezza. Esatto. E iniziamo a usare una crafting table. Craftiamo subito una crafting. Parole bellissime. Ok, e oggi andremo a fare, volevo capire ragazzi, rifacciamo intanto la nostra casa, ma le faremo in versione pro, chiamiamola così, ok? Perché io sono abituato a fare praticamente la classica casa con i blocchi di legno, ti nascondi e vai poi a fare i materiali. Invece qua abbiamo fatto un'oretta di materiali prima, se non sbaglio, con un'oretta, ci siamo avventurati. E così almeno abbiamo tutto quanto bello pronto per iniziare a fare le cose fatte proprio alla perfezione. Quindi Niki, tu sei il master. Mi devi guidare tu. Sto iniziando a craftare sia scalini, che adesso ti faccio vedere come sono. Ok. Che sono i mezzi blocchi. Perfetto. Adesso tu sul libro delle ricette che trovi a fianco. Yes. Li rifai tu sia di pietra che di legno. Perché ci serviranno tutti e due. Non te ne far troppe, fattene una trentina. Ok. Va bene. Ah, ok, ti spiega anche come fare. Perfetto. Una trentina, hai detto? 30-40, scegli tu. Così ci risparmiamo anche un bel po' di materiale. Ok. Uno stack tutti e due insieme. Ok, allora 28 di pietra l'ho fatti, ti faccio anche di legno? Sì. Mamma mia, mi sento già quasi un vero pro, te lo dico. Bene, bene, già iniziamo con la prima lezione. Prima lezione, allora fatti scalini, me li tengo, quindi li metto qua. Qua sistemiamo un pochettino le cose, perfetto. Ci siamo. Ti faccio passare e togliere la cera. Allora. Ecco, Daniel-san. Oddio, qua già stai costruendo qualcosa di incredibile. Allora, questi sono praticamente i bordi della casa. I puntini da unire, no? Noi adesso li uniamo con l'immaginazione, con il potere dell'immaginazione. Bello. Vediamo il perimetro alla casa così. Ok, vedi qua, perfetto. Magari immaginati qua in mezzo, calcoliamo già gli spazi, ci facciamo due porte così, che qua esce, hai il mega terrazzone qua che dà vista al tramonto. Aha. Qua... quindi già tutto studiato proprio. Sì, studiamo già adesso con gli spazi che abbiamo. Qua magari facciamo una roba del genere, spostiamo sto lettone qui. Dimmi se te va bene o se vuoi cambiare qualcosa. No, guarda, per me proprio va benissimo, non ti preoccupare, io sono abituato a fare... la classica scatola, chiamiamo così, di casa, quindi okay, per me va benissimo. Magari la casa ha meno spazio,
Ma se li fate più interni viene molto più carina. Internato in senso, vedi? Ok, L'esterno. perfetto. Perniamo i blocchi. Devo mettere un paio di torce per terra. Andai, metto qua sul labbro, fa più figo. Mamma. Prendo questa è un'idea di design da. Cioè, che stile, eh? Arriva un altro zombie. Niente, questa qua è gente che continua ad autoinvitarsi. Dovete aspettare l'inaugurazione. Forza, forza. A casa. Adesso facciamo vedere questo bel tramonto, ragazzi. Guardate che spettacolo tra poco esce fuori. Guarda, vai a Guardate. vedere dal terrazzo, questo sarà l'ipotetico terrazzo, Questo sarà il nostro terrazzo. Guardate che roba, ti è. no? E sai cos'è l'altro splendore? Guarda Io? fra qualche mondo tutti i mob che prendono fuoco. Ah, quello sì, è un'altra cosa che ci piace tantissimo. È stupenda come cosa. Cioè, guardate che spettacolo, raga. Ah, Ah, piglia un po' venite, venite, che fuoco. tanto mo piate tutti il fuoco, vai, vai. Ah. Tiè, brutti stronzi, a coppia Come mani non almeno. prendono A fuoco? coppia almeno, eccoli, eccoli. Ah, eccoli. Oddio, no, ci ho pigliato il fuoco pure io. Sta Aiuto. iniziando a succedere un casino. Scusate, non ho capito. Fuori un po' dalle balle. Oh, non ho capito. Direi, guarda, Mi ricordo facciamo a sta fare un tecnica attimo qui. pure Bravo, ci io. Uno, sali due, sopra. No, tre, quattro. no, no, aspetta, togli 4 totali, non aggiungiamo ne 4. Ah, ok. Mi sono spiegato male. Ok, adesso saltiamo, andiamo in quella dopo. Sì, bene, Simone, grande. Uno, due, olè. È tutta alla stessa altezza. Vediamo se sono. Sì, dovrebbero essere alto uguale. Sì, dai. Ai ai ai. Aio. Prendo un'altra botta e sono morto. Beh, dai, già inizia a prendere un po' forma, su. Altri Adesso. così in diagonale. Noi facciamo un altro esterramente in diagonale per ingrossare la casa. Gli diamo una Ah, forma quindi un anche po' più qua? corposa. In ogni lato, sì. Perfetto. In questa zona qua che abbiamo ingrossato, abbiamo un po' più di spazio, per esempio, per mettere un paio di scalini. In questa maniera qua, per dire. Aio. Uno scalino qui, uno scalino qui. Adesso, se noi andiamo in un laghetto, andiamo sotto un laghetto, però non qui che è freddo, andiamo con la pala, prendiamo un po' d'argilla, facciamo i vasetti per il fiore, che andranno messi qua. Dopo, Anche carini. ragazzi, qual è il problema qui? Dov'è la sabbia per il vetro? Dilemma. Ci ho pensato anche a questo. Non useremo la sabbia, ma bensì le staccionate. Vi faccio vedere l'effetto che dà. Allora, costruiamo subito una staccionata. Ok. Adesso mettiamo un blocco qui e metta le due staccionate in questi due buchetti qua. Una sopra l'altra. Quindi una qua e una qua. E voilà. Ma sono un Allora, io artista. Perfetto. userei questa come finestra, al posto di usare il vetro. Ecco, per dire, sta parte qua. Dai, già. Bene o male. Almeno esternamente ci siamo. Ok. Dopo facciamo così. Cercheremo di torcificare tutta la zona. Quindi anche se la teniamo senza finestre in alcuni punti, a noi non risulterebbe troppo un problema. Ma Ok, ci piace. come li vuoi mettere? Preferisci così? Ok. E qua? Hai fatto là di anima, bellissimo. Ciao anima! No, la di Joker. Là di Joker, ovviamente. Adesso andiamo a prendere finalmente la pietra, la nostra pietruzza che e facciamo tac. Una roba così. O magari qua facciamo, Ah, distruggiamo di nuovo questo. tramontando il sole. Mazza come si sbriga a tramontare sole. Intanto vi faccio guardare il tramonto, questa bellissima, È la con scena questa stupenda. bellissima, bellissimo paesaggio. Facciamo la porta. E voilà. Ta-da. Aspetta E che chiudo, voilà. se no Oh, non entra. sei invitato tu. Se no, Hai la chiudo, fatto. se no entra un po' d'aria e. Scusi, lei. Non può entrare, c'è la porta, un po' di rispetto, ma la privacy non esiste? Mamma. Sta nevica, cioè, ma guardate, cioè, guardate che splendore. Adesso c'è nevica soprattutto. E vabbè, dai, stiamo dando un'importanza più a questa casa, no? Sì, dai, gli diamo quel Cioè, senso di. abbiamo questo chalet sulla montagna e sta anche nevicando. Poteva aspettare ovviamente che almeno facciamo il tetto. Esatto, cioè, dai, neve su, Cioè, poteva anche aspettare un po' un di po' di ritegno, cioè. collaborazione. Che è una roba incredibile. Comunque, raga, guardate intanto sta arrivando l'alba con tutta la neve, cioè. Ma che spettacolo! Ma dove lo vedono un altro paesaggio così? Ma me lo spieghi? Cioè, Ah, non c'è canale al mondo. guarda che roba. Pensavo di fare una roba del genere, mettere degli scalini. Due. Va bene così. Ok, venga dall'altro lato, le faccio vedere. Ah, ho capito come si mi piace. L'effetto dovrebbe venire pressappoco.
in questa maniera qua, perché adesso vado a metterci altri scalini, ma al contrario, nell'altro verso. Ah, ma lei veramente allora è un artista. Scacchiera, Diamo un pattern al muro. diciamo. Esatto. Ok, bello, mi piace. E invece nella parte interna della casa possiamo benissimo metterci un quadro perché il muro è piatto, è pulito. Perfetto. Ah, ma vedi qui che tecniche. E possiamo farlo anche in altre zone, volendo, in caso io lo farei qua, ma vediamo poi dopo. Chiuderei le finestre semplicemente chiudendo qua. Beh, diciamo che già comunque sta prendendo una bella forma e mi piace questa cosa. Con Beh, dai, questo effetto, con mi questo fa effetto piacere. neve è veramente incredibile, guarda. Mi do da fare, Sì, ma cioè, era solo per lei, insomma. Dopo eh. Pensavo che non dovessi lavorare mai più, invece niente. al piano di sopra. Vabbè, no, non la diciamo, insomma. Se vuole la dico solo a te. Pensavo di fare anche una stanza per gli ospiti. Deve Lo teniamo in segreto. sapere nessuno. Ok ragazzi, niente, il primo video è terminato qui in compagnia del nostro amico Niki, quindi io ti ringrazio veramente tanto, ma stiamo costruendo una casa formidabile con una vista eccezionale, quindi grazie Niki. Ma ringrazio lei per essere qui. Lei non mi deve niente. Grazie, grazie, no, anche perché non la pago quando finisco i lavori. Quindi, signori, che dire, questo appuntamento è terminato, spero, o anzi speriamo ovviamente vi sia piaciuto, andremo poi nei prossimi episodi a migliorare ancora di più, quindi a mettere più dettagli nella casa, spero questa scelta di aggiungere appunto un pro di Minecraft sul mio canale vi piaccia, vi lascio il suo YouTube in descrizione se volete andare a vedere qualcosina, mi raccomando, facciamolo crescere perché se lo merita, quindi niente ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento, io vi invito a cliccare qua a fare per vedere altri due video se tante volte ancora delle viste, cliccate con ciao cappella, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per non perdere il suo video. Noi ci vediamo con un prossimo episodio, al prossimo video. Bella ragazzi!